imprenditori, bisogna che ci siano organizzazioni, bisogna che ci sia appunto quello che ho definito prima un microambiente favorevole senza il quale l'invenzione non diventa prodotto. Cioè, noi parliamo tanto di ricerca e di innovazione, ma non creiamo un sistema sociale che sia mobile, dinamico, aperto al merito, che permetta la scalata sociale, che permetta in qualche maniera il movimento di ascensori sociali, tutta la nostra sforzo di ricerca e innovazione non servono a niente. Le biotecnologie sono oggi un settore sicuramente trainante dell'economia, viene considerato nel mondo come uno dei settori dove il ritorno sull'investimento è particolarmente significativo e sono sicuramente un motore di sviluppo. E infatti si nutrono fondamentalmente di tecnologie che sono sviluppate negli enti di ricerca, nelle università, per cui riescono a sviluppare l'intera catena del valore della conoscenza, no? Quindi dalla scoperta fino eventualmente al mercato. In Italia abbiamo una grandissima capacità di produrre conoscenza, ma abbiamo pochissima capacità poi di trasformare la conoscenza in prodotti. E questo è un problema abbastanza anche relativamente, devo dire in realtà abbastanza chiaro, nel senso che fondamentalmente quello che ci manca è quel microambiente favorevole necessario per trasformare un'innovazione in un reale prodotto. Quindi ci manca tutta quella componente di competenze e conoscenze di natura economico-finanziaria che serve allo sviluppo di questo tipo di società, soprattutto nella fase in cui non hanno ancora un prodotto. Accanto a questo naturalmente abbiamo un problema serissimo di ipertrofia della burocrazia che soprattutto in settori di questo genere impediscono uno sviluppo armonico e naturale di questa tipologia di mercati. Penso che l'Information Communication Technology possa essere più che mai un motore di rilancio di questa regione. Credo che il fatto che ci sia ancora un grosso divario digitale tra costi di accesso ai dati e il costo per elaborarli e magazzinarli permetta la realizzazione di quello che io chiamo un porto digitale che possa essere attrattivo per le start-up, per le nuove imprese, ma anche per dare accesso alle imprese che finora non avevano mai potuto dotarsi di strumenti informatici all'informatica. L'attrattamento dei dati, l'elaborazione dei dati, la raccolta dei dati è oggi più che mai importante per riuscire ad avere un miglior rapporto con clienti e fornitori e soprattutto per trovare nuove aree di mercato e nuovi sbocchi. Ecco che allora ora, grazie al digitale, si può in un mondo globale rivitalizzare il locale. La sfida per cui potrebbe essere quella di avvicinarsi a queste tecnologie con l'intento non tanto di scomparire all'interno del globale, ma in quanto far emergere la realtà friulana che è dotata di grandi talenti sia dal punto di vista dell'agroalimentare ma anche dell'innovazione e farli emergere a livello internazionale dandogli un palcoscenico più alto del solo palcoscenico italiano. Thank you.